Sinisa, allenatore del Bologna, viene attaccato con insulti su salute e famiglia, la figlia interviene con un duro sfogo. Duro sfogo di Victoria per difendere suo padre Sinisa Mihajlovic, pubblicato in queste ore sulle stories del suo profilo ufficiale di Instagram. La giovane non è riuscita a trattenere la rabbia di fronte ai feroci insulti che probabilmente l'allenatore del Bologna sta ricevendo sui social network. Il tutto è collegato al calcio e alle ultime partite giocate, che hanno portato la squadra rossoblù a finire nella quintultima posizione della classifica di Serie A. Alcune delle critiche che sono arrivate a Mihajlovic pare non siano per nulla costruttive, anzi. Victoria assicura che sono vergognose. Infatti, pare che questi insulti siano rivolti sul personale e su questioni abbastanza delicate. Scendendo nel dettaglio, l'allenatore del Bologna sarebbe stato colpito su due temi importanti, la famiglia e la salute. Tutto questo mentre dà addirittura ragione a coloro che giovedì sera hanno espresso il loro dissenso allo stadio fischiando di fronte all'amaro risultato. L'avvio di campionato per il Bologna non è stato semplice, ma c'è chi purtroppo va oltre ogni limite ed esagera con le critiche, arrivando a concedere insulti gratuiti senza senso. Questi tifosi, secondo quanto scrive Victoria Mihajlovic, tenderebbero a mischiare la vita privata con il lavoro, cosa che non si dovrebbe fare. Infatti, il duro messaggio dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha preso parte al reality con la sorella Virginia nel 2019 e non riguarda in alcun modo il contenuto delle partite di calcio del Bologna, di cui si occupa il padre. Da tempo, Sinisa Mihajlovic sta lottando contro la leucemia e solo qualche mese fa si trovava ricoverato di nuovo in ospedale. E pare che gli insulti siano arrivati su questa delicatissima situazione. Victoria inizia il suo duro sfogo facendo notare che solitamente sui social network non apre mai determinati discorsi. Non ha mai perso tempo con i classici leoni da tastiera, che dietro a uno schermo vomitano tutta la loro frustrazione. Yeah.